qualificare il divertimento è veramente una roba spiccio, cioè è la domanda è divertente, è proprio sbagliata di per sé. Che cosa vi devo raccontare? È divertente quando giocate un titolo horror e per due ore c'è una presenza di gente che vi bracca e voi avete il momento di soddisfazione dopo due ore che il culo vi faceva pio, nel momento in cui uscite da una sensazione di tensione. È divertente, chiedo, droppare l'arma che invece che più 28 di attacco c'ha più 29? Cioè, qual è la la qualifica di divertimento? Ti spiego io cosa è il divertimento in un gioco. Hai fatto esempi giusti, ma non hai capito il perché. Ti aiuto io a comprendere se un gioco può essere divertente o no. Eh sì, si può spiegare. Se non sei d'accordo con me, mi sa che non sei d'accordo nemmeno con Sam Lake, Will Wright, Ralph Koster, Shigeru Miyamoto e molti altri game designer. Perché sto semplicemente riportando le loro teorie, sulle quali hanno costruito i loro grandi videogiochi. Iniziamo dalle basi. Cos'è un gioco? Un gioco, come da dizionario, è un complesso di azioni che producono un risultato, fatto in modo singolo o collettivo, al quale si dedicano bambini, adulti, per passatempo e svago, ma anche per intemprare le energie fisiche e spirituali o semplicemente per puro divertimento. In sintesi, quindi, il gioco è un esercizio che provoca piacere e divertimento. Mettetelo bene in testa. Il gioco è un esercizio che provoca piacere e divertimento. Se non hai queste emozioni di ritorno, in quel momento non stai giocando. Che differenze ci sono tra gioco e storia? Il gioco tende a insegnarti qualcosa. Nella storia abbiamo il personaggio che impara qualcosa. I giochi sono oggettivi, ovvero basano tutto sull'impianto di azioni concrete. Le storie invece basano il loro impianto sull'empatia e le emozioni. I giochi tendono a quantificare, ridurre e classificare. Non ci sono sfumature o cose incerte riguardo le sue azioni al suo interno. Invece, le storie tendono ad essere confuse, approfondiscono eventi, non ci sono distinzioni nette tra le varie azioni compiute. I giochi sono esterni, ovvero si focalizzano sulle azioni compiute della persona. Le storie parlano ai pensieri, alle emozioni delle persone. Questi due concetti si possono mischiare, è vero, ma se siamo in un videogioco, la storia fa solo da collante per le nostre azioni, non ha una valenza emozionale. Però se c'è quella, è un plus, non da poco, ma non essenziale in un gioco, ricordiamolo. La storia di videogioco, ricordiamo la citazione di Carmack, uno di ID Software, per chi non lo sapesse, l'azienda creatrice di Wolfenstein 3D e Doom, quindi mica cazzi, la quale sostiene che la storia in un videogioco è un po' come la storia in un porno. Però vi faccio un esempio concreto della fusione tra gioco e storia. Il primo approccio di gioco che forse abbiamo avuto tutti, seppur non sapevamo che fosse un gioco, sono i problemi di logica e matematica della scuola elementare e all'asilo. Quando la maestra ci dettava il problema di matematica, ci stava creando un gioco. Il suo gioco. La nostra soddisfazione e piacere era risolvere questo problema nel miglior modo possibile, non nel leggere la storia. Infatti, vi faccio un esempio pratico, di un problema matematico delle elementari. La mamma ha fatto la torta e la divide in 6 pezzi. Da 2 pezzi a Michael e 1 pezzo a Trevor. Quanti pezzi rimangono non mangiati? Questa è la versione che di solito tutti noi abbiamo avuto alla scuola. Però questo problema matematico, questo gioco, poteva avere anche una storia diversa. Ovvero, Trevor e Michael fanno una rapina da 6 milioni. Rispettivamente, dal cavò Michael prende 2 milioni, mentre Trevor ne prende solo 1 milione. Quanti soldi rimangono in banca? Il problema matematico, o il gioco, è lo stesso identico e dà lo stesso risultato, però ha un contesto di storia molto diverso. Essenzialmente, risolvere il primo o il secondo ci dà la stessa soddisfazione. Ovviamente risolvendo il secondo problema ci sembra di aver risolto qualcosa di più epico, ma essenzialmente abbiamo provato di base lo stesso piacere, perché ci saremo focalizzati sulla sottrazione piuttosto che la storia. Cosa ti provoca divertimento in un gioco? Pensateci bene. Non fatevi annebbiare la mente da grafica, musica, storia. Svuotate la mente.
pensate al perché ti piaceva un titolo come Super Mario, perché ti piaceva Minecraft. O non so, pensa a un gioco che adori o adoravi alla follia, ma non ha né una trama da Oscar, né un sonoro da urlo e neanche una grafica da paura. Fatto? Esiste, vero? Ecco. Essenzialmente noi troviamo divertente un gioco perché ci insegna un'abilità, un qualcosa. Subito ti fa provare a usarla, tu la provi e la riprovi finché non riesci a possederla, questa abilità. Finché non la sai usare benissimo, come diciamo noi giovani, finché non la masteri. Cioè il divertimento in un gioco sta tutto lì, nell'allenamento, nell'uso di un'abilità. È il piacere, la soddisfazione, quando riesci finalmente a possedere questa abilità al 100%. In tutto questo procedimento c'è il divertimento, in qualsiasi gioco. Pensate ai giochi fisici che fate, non pensate ai videogiochi. Focalizzatevi su il calcio, la pallavolo, un 2-3 stella. Il divertimento è tutto nell'azione di diventare più bravi degli altri o di carpire nuove funzionalità nelle regole di gioco per diventare bravi nel giocarci. Prendendo le parole di Fossetti, l'esempio dell'horror è divertente proprio il fatto di apprendere, come per esempio in Outlast, come non farsi mai beccare dei nemici. La soddisfazione è nell'essere diventato pratico di tutte le possibili meccaniche di gioco per non farsi mai beccare dei nemici. Oppure riguardo la spada droppata in un GDR, è divertente perché tu sai che con quella spada potrai finalmente battere un boss. Tutto il procedimento del grinding nei giochi di ruolo per riceverla ed arrivare alla soddisfazione è stato il divertimento. Gli esempi di Fossetti sono stati fatti in modo negativo perché il suo discorso parte da una fallacia logica e confonde il divertimento come atto fine a se stesso con le tipologie differenti di divertimento. Questo discorso lo approfondirò più avanti, ma tenetelo a mente. Ma per semplificare ora, vi dirò che ognuno di noi adora generi videoludici differenti. Quindi se il gioco che acquistiamo è nel nostro genere videoludico preferito, questo potrà essere divertente o noioso. Per le regole di divertimento sopracitate, non si sfugge, come dice Shigeru Miyamoto. Se un gioco è noioso, è noioso. Avendo capito cos'è il divertimento, compito del bravo game designer è mantenere sempre il divertimento alto. Compito del creatore del gioco è quello di mantenere quindi un equilibrio, nuova abilità insegnata con difficoltà di gioco e regole di gioco. Per fare tutto ciò c'è un lavoro di funzioni matematiche e non entro nei dettagli perché non vuole essere un video didattico questo. Quindi mi limito semplicemente a farvi un esempio visivo e concreto di cosa deve fare un game designer. Questo è un ottovolante roller coaster. Questa giostra è divertente perché comprende varie fasi. Sull'altezza mettiamo la difficoltà del titolo, mentre ad ogni risalita del grafico immaginiamo di aver insegnato al giocatore una nuova abilità. Proprio come in un roller coaster, per provocare divertimento dobbiamo fare la stessa cosa nel bilanciare nuove abilità insegnate e difficoltà. Il punto più alto della salita rappresenta anche il punto più difficile del gioco. Se superiamo quel punto, il gioco ci diventa più facile, quindi abbiamo la discesa. In quel punto più alto significa che abbiamo padroneggiato l'abilità che da ora in poi ci renderà facile il gioco. Essendo diventato facile, compito del game designer è quello di aggiungere una nuova meccanica ed inserire difficoltà di gioco crescente per la nuova meccanica. Ovviamente le difficoltà per meccaniche non dovranno essere identiche, lì è la scelta a piacere del game designer che decide che tipo di appagamento vuol dare al giocatore. Come in un roller coaster, per l'appunto, le salite e discese non dovranno essere identiche, ma dovranno esserci e dovranno essere equilibrate al fine di divertirci. Il piacere del roller coaster sta tutto nel superare la paura della salita, infatti più sali e più avrai paura, quindi più sarà difficile. Una volta però arrivato in cima, nella discesa troverai un piacere per aver superato il peggio, e via così. Obiettivo del game designer è far sì che le altezze si susseguano, mantenendo alto il tuo divertimento. Come vedete la prima cunetta è un po' più bassa perché c'è il tutorial, poi c'è la giocata vera e propria che è sempre più alta la difficoltà. Infine, come potete vedere sul finire, c'è un giro della morte. Il giro della morte essenzialmente è la boss fight finale del gioco. Dopo che hai appreso abilità nelle varie cunette, sei pronto ad affrontare il giro della morte con meno timore con il quale lo avresti affrontato all'inizio del viaggio, perché ora possiedi tutti gli strumenti per poterlo affrontare. E la boss fight può essere affrontata solo perché abbiamo tutte le abilità. Immaginate un roller coaster che parte col giro della morte, nessuno ci giocherebbe. Da qua a tester quali sono, vi faccio
il corrispettivo esempio di come sarebbe il roller coaster creato nel gioco di Kojima. Come fate a divertirvi qui? Inoltre, avendo il grafico e avendovi spiegato cosa serve la storia in un gioco, posso dirvi con certezza che Kojima ha sbagliato a calibrare anche essa. Perché si vede palese che non ti accompagna nel gioco, ma è buttata lì a casaccio, perché una storia, per essere amalgamata a un videogioco, deve anche seguire l'andamento del divertimento di esso. Perché sentiamo gente lamentarsi delle cutscene lunghe di Kojima e mai nessuno si è lamentato delle cutscene lunghe di Mass Effect o di un Quantum Break o dei titoli Remedy in generale. Fidatevi, sia in Mass Effect che Quantum Break e nei titoli Remedy, le cutscene sono lunghe abbastanza. Fidatevi, solo che vi passano, a differenza di quelle di Kojima, non le notate. Cosa ci dà piacere in un gioco? Punto primo, il divertimento. Ora ne abbiamo una vera definizione, quindi possiamo ridirla. La qualità di padroneggiare un'abilità che ci è stata appena insegnata. Secondo punto che ci provoca piacere, l'estetica. Avere una bella grafica può rendere quel gioco più piacevole e ci può invogliare più facilmente a preferirlo al momento della scelta. Altro punto, l'emozione di pancia. Sono tutte quelle emozioni che percepisci fisicamente in modo meccanico nella realtà, che può essere la commozione come nel titolo Valiant Hearts o lo spavento come in titoli come Five Nights at Freddy. E infine, l'ultima caratteristica che provoca piacere è lo stato sociale, ovvero il poter appartenere a una vasta community e dire a tutti anch'io ho giocato a questo titolo e confrontarsi su di esso, supportare il prodotto insieme magari tramite mod o creando o partecipando a eventi a tema. Chiaro? Tenete a mente che un capolavoro, per essere tale, deve avere divertimento, estetica, emozione di pancia e stato sociale. Se un videogioco ha queste quattro caratteristiche, siate pur certi che è un capolavoro. Ma se manca il divertimento, non è nemmeno un gioco. Vi svelo un segreto che dopo averlo giocato posso dire che Death Stranding è tutto questo, ma di certo non è divertente. Quindi vi piace per le tre motivazioni su quattro, vi piace, quindi è quasi un capolavoro, quindi un 7. Mettetevelo in testa. Quei titoli che vengono definiti capolavori hanno tutto ciò al loro interno ed è raro produrne uno. Veramente raro produrne uno. L'industria videoludica moderna dà tutto ciò nei loro titoli AAA, eccetto il divertimento. È una prassi ormai diventata. Mentre gli indie, non potendo puntare su estetica e stato sociale, puntano per lo più sul divertimento, un esempio di questa tipologia di indie sono i titoli di Edward McMillan e Toby Fox col suo Undertale, il quale non ha una bella estetica, però tutto il resto. Molta gente crede di divertirsi con i AAA moderni, forse perché non ha mai provato il vero divertimento. Ritorniamo al discorso principale che voleva fare Fossetti, che ovviamente quello che diverte a te non diverte a me. Come abbiamo visto, un gioco, se noioso è noioso, se divertente è divertente, non si sfugge. Riprendendo il discorso dove Fossetti confondeva il divertimento puro alla tipologia di divertimento, sì, esistono diversi tipi di divertimento. Divertimento linguistico, che possono essere le avventure punto e clicca, o le storie interattive, dove bisogna abbinare dei concetti linguistici. Quelli logiche e matematiche, che possono essere un qualsiasi RPG, dove si lavora di statistiche per andare avanti nel gioco. Quelli del corpo, delle skill corporee, che può essere un qualsiasi titolo action, un FPS arena, un FPS generico, un Uncharted se fosse divertente. Poi c'è quello spaziale, che sono i puzzle game tipo Tetris. Poi c'è il divertimento musicale, che sono i rhythm game. E poi ci sono quelli interpersonali e intrapersonali, che possono essere le visual novel. Sì, anche quelli sono dei giochi. Che esistono vari generi videoludici, come vi ho mostrato, per ogni tipo di divertimento che può piacere alla persona, c'è un genere di riferimento al tipo di divertimento. E per ogni genere, come abbiamo ribadito prima, il gioco può essere solo noioso o divertente. Se ti piace il genere, il gioco o è noioso o è divertente. Quindi rispondo anche al video di Jake, di Gioco con lo Scemo, in cui diceva che lui si diverte con i simulatori, però lui penso che con i simulatori brutti non si diverte, ma si diverte solo con i simulatori fatti bene. Chiusa parentesi.
Essendo fan di picchiaduro 3D, quindi prendiamo due titoli dello stesso genere, tutti gli amanti di questo genere, ovvero picchiaduro 2D, possono dirti con certezza che troveranno Mortal Kombat più divertente di Tattoo Assassins. Il quale Tattoo Assassins per me lo trovano divertenti solo gli sviluppatori. Chi vi dice che Tattoo Assassins è divertente ve lo dirà in modo disonesto. Perché è palese che Mortal Kombat è divertente e Tattoo Assassins è noioso. Nessuno che è appassionato di picchiaduro vi dirà mai che Tattoo Assassins è divertente. Nessuno. Per correttezza vi metto in descrizione un link che rimanda alla recensione di Dr. Game, in cui vi fanno capire, essendo loro appassionati di picchiaduro, che si rompono il cacchio a giocare Tattoo Assassins. Quindi, conclusione e vaffanculi a tutti. Sì, il divertimento può essere soggettivo, ma solo inerente al tipo di divertimento o genere videoludico preferito. Ognuno avrà una sua preferenza di genere videoludico, ma il divertimento all'interno del suo genere non sarà mai, e dico mai e poi mai, opinabile. Il gioco del tuo genere preferito può annoiarti o divertirti, e questo vale per tutti gli appassionati dello stesso genere. Ovviamente i titoli possono divertire chi più chi meno, come ho citato prima. Ad esempio, io adoro più Killer Instinct che Mortal Kombat, però se me li date in mano mi diverto con entrambi. E infine, di base, un titolo che è un capolavoro diverte per forza a tutti. Prendete Super Mario, andate a chiedere a vostra madre, a vostro nonno, a vostro zio, al vostro cuginetto. Tutti vi diranno che Super Mario li diverte tuttora. Quindi, quello è un esempio di capolavoro. E l'ultimo segreto che vi voglio svelare: per capire se vi state divertendo dovete semplicemente perdere la cognizione del tempo. Il tempo vi deve passare senza che ve ne accorgiate, e soprattutto quel tempo che state impiegando a fare quell'azione, ovvero a giocare, non vi sembrerà mai tempo perso, seppur nel concreto lo è. Con questo voglio chiudere il discorso, spero di essere stato esaustivo. Non vi dico, come al solito, date le vostre opinioni, perché veramente ne potete dare ben poche, però potrei aver dimenticato qualcosa oppure potrei essere non stato chiaro. Quindi attendo i vostri commenti. A tutti quelli che mi commenteranno che Kojima ha inventato un nuovo genere, quindi può essere divertente nel suo genere, se mai cretini ci saranno di questo calibro che mi diranno che Kojima ha inventato un nuovo genere, quindi essendo l'unico gioco di tale genere non c'è giochi con cui confrontarsi ed è per forza divertente, vi farò anche un video su questo argomento, in quanto le parole roguelike, souls-like, metroidvania, eccetera, stanno diventando nomi di generi videoludici inventati da quei ricottari della stampa specializzata, ma non sono, nel concreto, non sono tipologie di gioco. Kojima, infatti, non ha inventato un bel nulla a sto giro con Death Stranding, seppure è il papà commerciale, cioè l'ha reso al successo. Il genere stealth. Sì, Kojima ha inventato un nuovo genere, l'ha reso famoso a livello commerciale. Però Death Stranding non è un nuovo genere, come non lo sono i Souls-like, non lo sono i Metroidvania. Se c'è qualcuno che mi commenterà anche riguardo a sta cosa, vi farò anche a voi un video. Così la finiamo di dire cose campate per aria. O di avere conoscenze inventate che stanno diventando una prassi. E questo può essere molto pericoloso, perché potrebbe distruggere l'industria videoludica. Spero di essere stato chiaro.